Un saluto agli amici di Mitico 6. Allora, sì, guardate qua. Finalmente, dopo un po' di tempo, riesco a portarvi un unboxing e qui dentro ci sta un dispositivo che io stavo osservando su Amazon da circa 2 mesi. Proprio domenica, aprendo il mio profilo Amazon, ho visto che era ribassato di prezzo, quindi da quelli che erano i circa 150 euro l'ho comprato a 109 euro. Ma vi dico di cosa si tratta subito dopo la sigla. Allora, rieccoci qua, iniziamo subito con l'unboxing senza perderci in tante chiacchiere. Allora, partiamo con l'apertura facilitata, come al solito, dei pacchi di Amazon. E tra l'altro devo dire che era anche spedizione con Amazon Prime, ragazzi. Non me lo sarei mai aspettato. Allora, beh, l'ho detto bene. Eccolo qua. Ok, mettiamo questa parte ed apriamo subito il contenuto. Non vi spoilerò il nome, ma vi faccio solo vedere la confezione. E eccolo qua, ragazzi, lo Zhiyun Smooth Q in versione 3. Beh, devo dire che è davvero fantastico. Circa 2 mesi fa costava 150 euro e proprio domenica l'ho acquistato a 109 euro, quindi non mi sono perso l'occasione, ma andiamo avanti e ve lo apro. Se mai riuscirò ad aprirlo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Chiavi taglierine, ce l'ho fatta. Vedetemi, sono davvero contento e soprattutto emozionato di aver acquistato questo stabilizzatore. Allora, credetemi, ho paura di rompere la confezione perché la vorrei tenere intatta. Vediamo un attimino. Ecco qua, tolta la prima parte, la mettiamo qua ed andiamo subito ad aprirlo. Allora, eccola qua. All'interno la custodia. Beh, ragazzi, fantastica solo a vedere la custodia. Guardate che bella. Veramente fantastica. Allora, oltre a questo, ve lo apro tra poco, vediamo cosa ci sta al suo interno. Vedo che ci stanno alcuni piccoli accessori. Sì. Un cavo per la borsetta. Perfetto, e poi vedo anche ah, bene, un cavetto micro USB per la ricarica. Ok, perfetto. Ok, mettiamo qui, ma andiamo subito ad aprire. Mettiamo questa parte. Ragazzi, credetemi, sono talmente emozionato all'apertura di questo stabilizzatore. Wow. Fenomenale, ragazzi, davvero fenomenale. Veramente fenomenale, non ho parole. Eccolo qua. Chissà, forse ci sarà un po' di carica, vediamo. No, lo dobbiamo ricaricare, ok. Ah, ecco qua. Beh, che ve ne pare? Acceso. Beh, è da 50 al 75% la batteria. Beh, davvero fenomenale. Adesso non resta altro che provarlo sul campo. Magari vi porterò la scena finale di questo unboxing proprio con questo stabilizzatore. E sarete proprio voi a dirmi cosa ne pensate della stabilizzazione di questo Smooth Q in versione 3. Allora, amici di Mitico Snake, non potevano mancare le prove finali a fine di questo unboxing. Era da un po' che non li portavo, quindi qua in basso aspetto di sapere la vostra per le vostre prime impressioni per questa video ripresa con lo Smooth Q in versione 3. Quindi fatemi sapere se vedete qualche movimento strano, magari se le video riprese sono buone qua in basso nei commenti. E
E se questo video unboxing vi è piaciuto, vi raccomando, fatemelo sapere con un like e con un vostro commento qua in basso. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. E soprattutto condividete questi video. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, là dove vedrete tutti gli aggiornamenti di questo canale. Intanto vedo che si comporta abbastanza bene, sto facendo qualche movimento ma io non riesco a vedere nessun scatto strano. Va bene, devo dire che sono rimasto abbastanza contento e già lo sapete, noi ci vediamo qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao! Devo dire che sono rimasto veramente affascinato da questo stabilizzatore. Faccio un altro piccolo giretto, ragazzi, prima di risalutarvi. Ovviamente vi ripeto, aspetto la vostra qua in basso. Ok? Ciao!